Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Sapete, sono una di quelle entità in grado di esaudire un desiderio. Ok, ammetto che forse non è un ottimo modo di iniziare una conversazione, ma se voi poteste esprimere un desiderio a costo della vostra anima, cosa scegliereste? La dannazione eterna in cambio di ciò che avete sempre desiderato. Accettereste? C'è qualcosa che valga la pena di condannarvi alla sofferenza senza fine? Non sono qui per proporvi questo tipo di affare. In fondo, ho già stipulato con voi questo tipo di contratto tempo fa. Sono solo passato a vedere come stavate, ora che la parte del contratto favorevole a voi sta giungendo al termine. Non ricordate? Quando nel buio del nulla più assoluto, nella non esistenza, nella tristezza più assoluta del vuoto, avete scoperto la mia luce. In quel momento la dannazione eterna della vostra anima non sembrava una condizione così pesante, no? E così non ho dovuto neanche convincervi tanto per farvi esprimere un desiderio. Con una tristezza infinita in quell'oceano di nero avete chiesto l'unica cosa che potevate desiderare: la vita. E così siete arrivati fino ad ora. Spero almeno che questo desiderio si sia rivelato ciò che veramente volevate. Spero che sia valsa la pena della condanna alla propria anima. Spero che non abbiate sprecato il vostro ultimo barlume di luce prima di finire nelle mie mani. Cercate di non avere rimpianti per quando tornerò e riscuoterò ciò che mi spetta.